tempi, Sciandri, Gotti, Belli e Bortolami, con Mejia che perdeva contatto. Scusami Claudio, c'è Pantani che sta scattando, scusa Claudio. Sì. Pantani davanti, il vincitore della tappa di ieri che sta scattando, gli ha risposto splendidamente Berzin. Nella ruota di Berzin sono rimasti Pugno, Indurain e dietro vedo un altro corridore, bravissimo questo giovane che dopo il grande sforzo di ieri nella frazione che terminava a Merano accende la battaglia, accende la miccia ed è il primo ad attaccare Eugeni Berzin. È rimasto indietro Bugno, attenzione amici sportivi, è rimasto indietro Gianni Bugno e parte nuovamente al contrattacco Pantani, un giovane che attacca la maglia rosa e due giovani che stanno veramente infiammando le strade del Giro d'Italia. Beppe, ma te l'ho detto qualche secondo fa che quelli che potevano scattare secondo me erano i giovani, Pantani, Pelli è già nella fuga davanti e forse della Scueva, della Scueva sta ritornando sotto, sta andando abbastanza bene in questo momento della salita, sono i giovani che hanno il coraggio, che hanno le energie per fare qualcosa. Indurain non l'abbiamo visto subito presente, ecco Della Scueva sta ritornando sui due. Della Scueva, se Bugno che non è ancora rientrato, sentiamo Crosa che dovrebbe esservi con loro. Giacomo. Pantani, Berzin, Della Scueva hanno acquisito un 60-70 metri su Indurain e Bugno e Pantani sta scattando ancora con Berzin dietro e Della Scueva che oggi si sta offrendo in un modo diverso da ieri sicuramente. È veramente sorprendente, ma dici di Bugno e di Indurain che non sono riusciti a rispondere, mentre ora stiamo vedendo Bona che è letteralmente impiantato e qui siamo nel punto del Mortirolo dove c'è la pendenza massima. E il povero Vona, che ricordo è al comando della gara da 70 km, veramente in questo momento sta sentendo nelle gambe il peso di questa lunghissima fuga. Torniamo su Crosa, dici di Bugno e di Indurain, Giacomo. Sì, nel tornante precedente, ecco ora vedo Indurain che sta avvicinandosi e non vedo più Bugno, Bugno che appare ora. Allora la situazione, Berzin, Pantani, poi Della Scueva. Indurain a 20 metri, a 40 metri c'è Bugno. Quindi staccati tutti e due, Pantani che è scattato e direi sorprendente questo Della Scueva che ieri non riusciva a tenere le ruote dei migliori in salita, invece è stato lestissimo a prendere quelle di Berzin che al momento mi sembra avere ancora molte energie nelle gambe. Beppe, mi sembra che pedali veramente molto bene la maglia rosa, che in questo momento sta controllando un po' appesantito Della Scueva che comunque resiste sui due e invece sono rimasti sui pedali Indurain e Bugno. Sì, beh, qui può darsi siano rimasti anche un po' sorpresi da questo scatto di questo giovane Pantani, non è rimasto sorpreso comunque Berzin che sta andando e sta controllando molto bene, non lo vediamo comunque con la solita pedalata sciolta come l'abbiamo visto ultimamente, le pendenze sono importanti, anche lui è sui pedali, adesso sta cercando di portare l'andatura, visto che i suoi più grandi avversari sono in difficoltà, probabilmente vuole cercare di staccarli. Quello mi sembra Indurain. È Indurain con la sua tipica andatura in piedi, tenendo la parte bassa del manubrio, e vediamo Della Scueva che è in difficoltà a questo punto. Io credo che Berzin cerchi di togliersi dalla compagnia di questo avversario, che di sicuro può essere difficile da contrastare nelle gare contro il tempo. E direi che è sorprendente al momento il comportamento di questo francese, il capitano della Castorama, che veramente ieri perdeva le ruote in salita e rientrava in discesa e adesso, seppur a fatiche, qui siamo su pendenze veramente importantissimi, rimane a 4-5 metri e qui Berzin sta forzando e vuole togliersi sicuramente dalle ruote il secondo in classifica generale e mi sembra un po' in difficoltà in questo tratto Della Scueva, mentre al momento non è riuscito a rispondere Bugno e sta provando a rientrare in progressione Miguel Indurain. È una fase veramente importante di gara e sono due giovani, eccoli lì appaiati, Berzin e Pantani, che stanno prendendo in mano la gara mentre Della Scueva sta mollando, l'abbiamo visto fare troppa fatica a rimanere sui due, che hanno un passo superiore sicuramente, però potrebbe anche rientrare. Vediamo davanti Pantani sta accelerando ancora, beh, dobbiamo dire veramente splendido questo ragazzo che non ha paura di nessuno e vuole provare a fare qualcosa, mentre Vona vedi la difficoltà della salita, vedi quanta fatica sta facendo, questa dimostrazione di quello che ti dicevo, questa salita è veramente impegnativa. Sarebbe bello però vedere se Indurain, Bugno, Tonkov e gli altri
non sono staccati di molto, se possono rientrare. Eccolo qui Indurain che ha attuato la sua solita tattica, cioè non rispondere subito allo scatto ma cercare di rientrare in progressione. Quello che invece non ha fatto Della Cuevas, che ha voluto rispondere immediatamente, e come Berzin ha aperto il gas, ha accelerato, ecco che è rimasto sui pedali. E vedete la differenza di tecnica tra questi due nel rientrare. Della Cuevas sta pagando lo sforzo di quello scatto, del voler rispondere subito a Berzin. Invece Indurain, che ha lasciato fare, sta venendo su col suo passo, tra poco affiancherà Della Cuevas e molto probabilmente lo lascerà per strada. Sta venendo su bene Indurain, sta riprendendo Della Cuevas, che è un po' impiattato e lo lascia lì. Là davanti c'è un corridore, probabilmente uno dei fuggitivi che stanno riprendendo, e Indurain sta venendo su bene, veramente. Vediamo che Della Cuevas prova a resistere, ma non c'è Gianni Bugno. Sentiamo se Crosa è nell'orbita della maglia ciclamino. Giacomo. L'uomo davanti è Melia, e in effetti Indurain sta andando via molto agile, molto regolare. Ora Della Cuevas è riuscito a prendere la sua ruota. Bugno è distante da Indurain un 30-40 metri, però non mi sembra ancora che abbia abbandonato la contesa. Viene su agile, anzi adesso cerco di vedere, eccolo qua, vedo Bugno, insomma sta pedalando, voglio dire, non è che ha rinunciato ancora, è ancora presente nella contesa. Mentre davanti siamo tornati sul fuggitivo Vona, ci rivediamo tra 10 secondi, amici sportivi. Gelati Gis, un dolce appuntamento. Eccoci su Franco Vona, per lui nelle gambe quasi 80 km di fuga, però veramente la corsa si sta accendendo, e ad accenderla è stato Pantani, vincitore della tappa di ieri, ed oggi senza timori reverenziali è andato all'attacco della maglia rosa di Berzin. Abbiamo visto Indurain non rispondere subito, come ha fatto invece il suo ex compagno di squadra Della Cuevas, e Gianni Bugno, che invece per qualche istante è rimasto sui pedali, ha perso una quarantina di metri. Vedremo se sarà in grado di reagire, se col suo passo riuscirà a riportarsi su Pantani e Berzin, che al momento veramente stanno scandendo il passo di una corsa che rincorre il fuggitivo di giornata Franco Vona, che vediamo in questo momento. Eccoci su Gianni Bugno, cerchiamo di scorgere un po' tra le pieghe del suo volto e dalla cadenza della sua pedalata la situazione del monzese. C'è Pulnikov nella sua scia, mi sembra di vedere anche Cubino, e quindi Pascal Richard. Beppe, guardiamola assieme, che te ne sembra? Sì, non ha perso molto, abbiamo sentito a 30-40 metri di svantaggio, quindi vuol dire che non è ancora tagliato fuori, la salita è lunga, c'è ancora un po' di recupero dopo questa impegnativa ascesa, quindi niente è perso. In questo momento mi sembra sta spingendo un rapporto molto molto pesante, però sta venendo su bene, non mi pare che sia assolutamente in difficoltà. Sentiamo Crosa che è lì con loro. Giacomo. Sì, io sono tra... intanto ci sono dei problemi, si è fermata una moto, ora riparte, e c'è Della Cuevas che ora viene distanziato da Indurain. Indurain, eccoli nuovamente, ora li vedo bene. Indurain, sono a un 20 metri da Berzin, e Gianni Bugno è sempre più o meno alla stessa distanza, sono sempre una quarantina di metri. Ora agganciato Meia, vedo anche Richard là dietro, e le distanze devo dire sono le stesse, e se lo proiettiamo sull'azione che sta facendo Bugno possiamo dire che non è male, voglio dire. Vuol dire che sta tenendo ora il ritmo di chi è davanti, e Indurain comunque ha nel mirino ormai Berzin e Pantani. Quindi non sono lontanissimi, abbiamo visto la moto che è risalita qui, e vedete sulla sinistra c'è Chandri che in precedenza era nel gruppettino. Macchine ferme davanti, non so come faranno i corridori a passare. E adesso vediamo, passano sulla sinistra, dovrebbero trovare un varco, mentre Chandri e quindi Bortolami vengono sfilati, e davanti Indurain continua nella sua rincorsa con Della Cuevas alla ruota e Bugno a una quarantina di metri da loro. Ora sarebbe interessante vedere, mentre hanno fermato le ammiraglie, credo che in precedenza seguissero la fuga di Chiappucci, Belli e Ghirotto, le hanno fermate sulla destra. Sarebbe interessante riuscire a risalire con la moto e vedere quanta distanza c'è
Mentre ecco il gruppetto di cui vi parlavamo in precedenza, un gruppetto che all'inizio della salita contava una decina di unità ed ora sono rimasti soltanto in 5 e davanti c'è Chiappucci, Davide, a fare l'andatura. Dimmi Giacomo. No, per dare un'idea di quello che è questa salita, il blocco delle macchine dovuto a fuso il motore della seconda macchina Polti, quella dove al volante c'era all'occhio, a fuso, motore quasi in fiamme. Tanto per dirvi l'idea di quello che può accadere qui. E beh, d'altra parte soffrono i corridori, ma soffrono anche i motori, e Gotti che sta scattando, e soffrono anche i motori in queste pendenze proibitive. Dietro vediamo Chiappucci e Belli, stanno venendo su con il loro passo. E Gotti che ha guadagnato qualche metro su Rodriguez, Chiappucci, Chiurato e quindi Belli. Sentiamo Di Benedetto, che con loro, Beppe. Come hai detto tu, Gotti ha allungato e lo seguono adesso Chiappucci, Belli, Rodriguez e Chiurato. Si sono staccati Meija, Sciandri e Bortolami e Tocnik da questo gruppetto che viaggiava prima a meno di 30 secondi da Ghirotto e Bols, ma li stanno andando a prendere. Quindi ormai nel mirino di Chiappucci, Belli e Gotti, Ghirotto e Bols, che sono i primi seguitori di Bona. Claudio, hai per caso qualche riferimento? Eccoli qua, Bols e Ghirotto. Hai per caso qualche riferimento cronometrico del vantaggio di Vona su Ghirotto e Bols? No, perché è molto lontano, ho preferito rimanere a seguire l'inseguimento di Chiappucci ai primi due. Ti posso confermare invece... Eccolo qua, lo stiamo vedendo, 3.23, a te Claudio. Ti confermo quello che dicevi prima, cioè che le ammiraglie che sono state fermate erano quelle che seguivano il gruppo Chiappucci-Belli. Mentre abbiamo visto Gotti che ha raggiunto Bols e Ghirotto, noi ci fermiamo per 10 secondi. Nel 1950 Mondadori pubblica Epoca, il primo settimanale di grandi reportage. Mondadori, un grande patrimonio culturale. Vediamo che Gotti ha raggiunto Bols e Ghirotto, una buonissima pedalata, quindi Gotti, Ghirotto e Bols a 3.23 dal fuggitivo Vona, che sta attraversando veramente una fase molto molto difficile. Alle spalle di questo terzetto li abbiamo visti per qualche istante Chiappucci, Chiurato, Belli e Rodriguez, più indietro Pantani e Berzin, che dovrebbero avere una quarantina di metri su Indurain e Della Cuevas. Li avete visti dall'alto, Chiappucci, Chiurato, Belli e Rodriguez. Vediamo che la telecamera va a cercare gli altri corridori. In precedenza si era staccato Sciandri da questo gruppettino, dovrebbero esserci poi, come vi ho detto, Pantani con la maglia rosa, Berzin con un vantaggio di una quarantina di metri. Ma segnalano che Pantani è scattato. Attenzione Pantani, ci segnalano che questo è scattato. Indurain. Vedete Indurain, Della Cuevas nella sua scia. Dovrebbe andare più avanti. E poi Tocnik forse in terza posizione. Bisognerebbe vedere quanto vantaggio ha Pantani e Berzin nei confronti di Indurain. Mentre alle spalle di Indurain è rimasto Bugno in maglia ciclamino. Vedete che prontamente la telecamera sull'elicottero sta andando in avanti. Purtroppo ci sono tutte queste piante che non permettono di vedere quanto sia il vantaggio, mentre Rodriguez, che evidentemente è evaso dal gruppettino di Chiappucci, Chiurato e Belli, e si sta mettendo all'inseguimento di Gotti, Ghirotto e Bols. Sentiamo Giacomo Crosa. Allora, davanti a me vedo solo Berzin, poi 40 metri dietro c'è sempre Indurain, Della Cuevas in difficoltà, e non vedo più Bugno. Ora il suo distacco dovrebbe essere intorno agli 80-100 metri. Allora Pantani se n'è andato. Ma scusami Giacomo, Pantani se n'è andato. È scattato Pantani, eccolo là davanti. E per la prima volta vediamo Berzin un po' appesantito. Berzin, vediamo quanto ha di vantaggio Pantani. Vedete che scatta la moto all'inseguimento del giovane vincitore di tappa ieri. Splendido, veramente splendido. Questo ragazzo che ricordiamo in classifica generale è sesto. Ieri ha fatto un salto in avanti di quattro posizioni, dal decimo al sesto posto. Eccolo qui, compagno di squadra del Diablo, e sta veramente facendo un'ottima cosa ed è stato l'unico per il momento in grado di impensierire Berzin. Quindi due giovani, dicevamo in precedenza, che stanno prendendo in mano la tappa. Quindi davanti si lotta in modo strenuo per la vittoria di tappa. Belli naturalmente sta guadagnando terreno in classifica generale, però abbiamo un giovane Pantani che ha messo in difficoltà Yevgeny Berzin. Beppe. E beh, il giro dei giovani. Berzin, grande protagonista, maglia rosa, in leggera difficoltà in questo momento. Un grande Pantani, veramente la rivelazione di questo giro, assieme ad altri giovani importanti come Belli e come tanti altri che hanno avuto la soddisfazione di vincere anche delle belle tappe. In questo momento Pantani è riuscito a staccare un momento importante, importantissimo, Berzin. E vedremo cosa saprà fare, le energie ci sono, lo vediamo molto convinto, la pedalata
è ottima, vedremo quale distacco riuscirà a dare in cima al, al corridore capoclassifica che è Berni. Allora attenzione, riepiloghiamo la situazione, al comando sempre Vona e dovrebbe avere circa 3 minuti di vantaggio, ma guardate che Berzin sta pedalando veramente benissimo, ha fatto partire su quella curva il cronometro Saronni, Pantani scusate, sta pedalando veramente benissimo, ecco che prontamente l'ammiraglia, questa volta c'è Martinelli al volante, gli si è affiancato, cercano di sostenerlo nel miglior modo possibile, però signori è un Pantani che sta mettendo in difficoltà Berzin da 11 giornate al comando della classifica generale, un Berzin che ha vinto a Campitello Matese, un Berzin che ha strapazzato i suoi avversari nella cronometro ed ora Pantani che nelle ultime due giornate di gara ha sempre fatto passi in avanti in classifica generale e guardate la pedalata dei due, Pantani che è su un tratto difficile scatta sui pedali mentre non mi pare brillantissimo anche se sta cercando di contenere il ritardo in questo momento Berzin che è da solo a difendersi dall'attacco che gli è stato portato da Pantani, ma non dimentichiamo che davanti a Pantani c'è Belli che sta guadagnando spazio in classifica generale. Facciamo un flash con Di Benedetto, Claudio. Tra Pantani, Pantani sta rientrando su Chiappucci, ho fatto un cronometraggio e lui è passato a 19 secondi da Chiappucci, in questo momento è Gotti che sta tirando il gruppetto che è un po' sfilacciato, era inseguito da Bolte e Rodriguez a 10 secondi, poi viaggiavano Chiappucci e Belli a 21 secondi da Gotti e a 35 è passato Pantani che ora è in vista di Chiurato che è stato il primo a staccarsi dal gruppetto Chiappucci. Senti, mentre invece noi adesso stiamo vedendo la maglia rosa che sta arrivando su uno dei punti più duri della salita e la pedalata mi sembra di volta in volta più appannata, Beppe. Sì, mi sembra un po' in difficoltà, vedi la macchina sta cercando di capire o di rimediare o di capire cosa sta succedendo. Scusami, però guardate la differenza di atteggiamento, l'attaccante che scatta sui pedali, sì, in piedi, cerca di mettercela tutta, è una pedalata molto molto brillante e Berzin che cerca di mantenere la calma, sa di avere nei confronti di Pantani un buon vantaggio, circa 5 minuti, però sta perdendo terreno e da dietro mi sembra di vedere Indurain che ha rimesso prendendo nel proprio mirino Berzin. Ma l'abbiamo visto la diversità in cui nel modo di affrontare il tornante, la curva, Pantani con un rapporto sicuramente più pesante, spingere con grande potenza sui pedali, scattare dopo la curva, riprendere velocità. Berzin con un rapporto molto più agile è ripreso da Indurain e questo per lui è un brutto segno. E io direi la grande esperienza del Navarro, vedete, ha lasciato fare, ha lasciato che Pantani e Berzin scattassero, è rientrato pian pianino col suo passo e avete visto De Las Cuevas che ha voluto rispondere subito, è rimasto per qualche metro con loro poi si è piantato sui pedali, sarebbe interessante, vedete, viva il giro e siamo pienamente d'accordo con chi ha messo questa scritta qui su questo prato, sarebbe interessante sapere in questo momento la posizione di Buglio, tra poco entreremo in collegamento con Crosa, lo faremo tra 10 secondi. Verona decolla per l'Europa con Meridiana. Voli diretti per Parigi, Londra, Gatwick e Barcellona. Meridiana. In Italia e in Europa la vostra linea aerea privata. E nel frattempo Pantani è andato a recuperare Chiurato. Giacomo, a te la linea. Bene, allora avete già detto voi del ricongiungimento di Berzin, del ricongiungimento di Indurain su Berzin, della Cuevas. Da loro è distante ora un 50 metri e Bugno sarà un 130-140 metri. Come l'hai visto Bugno? Poteva recuperare secondo te ora in difficoltà? Ma sai, è sempre difficile, ora io sono abbastanza lontano, però non mi sembrava una pedalata, sì, affannosa certo, però non si impuntava, andava su col suo passo, probabilmente quello è il passo che lui può tenere su queste pendenze del Mortirolo. Mentre attenzione amici sportivi, Pantani ha già messo nel proprio mirino il gruppettino con Chiappucci, Berzin e Indurain stanno inscenando Berzin e Indurain dietro stanno inscenando un proprio duello mentre Pantani continua a guadagnare metro su metro e sta rientrando sul gruppettino di Belli e Chiappucci, poi dovrebbe esserci anche Bolze e Ghirotto e potrebbe essere una buonissima cosa perché assieme potrebbero guadagnare ulteriore spazio sulla maglia rosa e guardate che Indurain ha superato in questo momento Belli. Ma è una fase importante perché Chiappucci e Belli potrebbero darsi una mano assieme a Pantani, Pantani che ha una marcia in più, l'abbiamo visto su Indurain e Berzin.
Berzin, raggiunto da Indurain, non voleva farsi passare, è riscattato, ma la condizione non è sicuramente quella dei giorni scorsi. Ha dovuto passare a far l'andatura Indurain, un Indurain sicuramente oggi all'altezza della situazione. Certo, qui è una fase importante proprio perché Chiappucci potrebbe dare una mano a questo giovane, un momento veramente importante. Il Giro d'Italia scopre un nuovo protagonista, abbiamo visto per qualche istante dall'alto la maglia ciclamino di Gianni Bugno, che sta perdendo 1 minuto e 3 secondi da Berzin e Indurain appaiati in questo momento. La situazione, amici sportivi, quando stiamo per arrivare, chiedo alla Radio Corsa quanto manca per Vona il passaggio dal Gran Premio della Montagna del Mortirolo. Attenzione amici sportivi, Beppe. Sì, Pantani si è messo davanti a tirare anche in questo gruppetto, abbiamo visto Chiappucci in leggera difficoltà, si è portato alla sua ruota Belli, sono i due giovani migliori in questo momento, chissà mai possono darsi una mano proprio per lavorare assieme e scalzare questo giovane, altro giovane protagonista che è Berlin. Ed eccoci su Franco Vona, al momento battistrada in questa 15ª tappa che sta salendo verso il Mortirolo. La situazione alle spalle di Vona con un ritardo di circa 2 minuti e mezzo, Gotti e Rodriguez, quindi Polz e Ghirotto, Chiappucci, Belli e Pantani a 3 minuti e mezzo, poi con una 15ª di secondi di ritardo Berzin e Indurain, Della Cuevas a 3.50 e Bugno a 4.43 da Vona, 1 minuto circa da Berzin e Indurain. Sentiamo Di Benedetto. Posso per il momento solo segnalare che Pantani ha ripreso alla grande e lo tiene solo Belli. Chiappucci si è staccato e prima di lui si sono staccati Ghirotto e Bols. Volevo provare a sentire Martinelli che mi diceva che continuava a urlare dal finestrino a Chiappucci che stava arrivando Pantani, ma Chiappucci non se n'è accorto. Se n'è accorto tardi, quando ormai Pantani era lì a ruota e faceva un po' di fatica per tenere e riposare un attimo prima di ripartire. Ora è ripartito alla grande e lo tiene solo Belli. Quindi Belli e Pantani da soli. E dall'inizio del giro che puntiamo naturalmente i nostri obiettivi sui giovani, e i giovani sono i grandi protagonisti quest'oggi, anche se credo che il giro veramente scopra un nuovo grande interprete della Corsa Rosa. Questo Pantani, che ha praticamente recuperato un paio di minuti, è schizzato fuori dal gruppo e nemmeno Berzin è riuscito a tenergli le ruote. Ora prova a resistere Belli e sono due corridori che stanno guadagnando moltissimo in classifica generale. Alle spalle di questi due sono rimasti Polz, Ghirotto e Chiappucci, che non sono riusciti a tenere il ritmo frenetico imposto da Belli, e guardateli questi testa a testa per la classifica generale. Davanti a tutti ancora Vona, ma non so quanto potrà resistere al rientro di questi giovani scatenati. Sulla sinistra Pantani e Belli, e sulla destra Berzin, che ha trovato un punto d'appoggio fondamentale in Miguel Indurain, che naturalmente sta facendo un grossissimo lavoro per se stesso, ma sta facendo anche un lavoro importantissimo per la maglia rosa. Beh sì, questo è vero, Berzin si sta difendendo bene, non abbiamo in realtà una visione chiara dei distacchi, non sappiamo quanto manca la cima della salita, però vediamo che Pantani è ancora deciso, Belli fa leggermente fatica a seguire il suo passo, però ecco, importante che questi giovani abbiano provato. Indurain sta facendo involontariamente anche il gioco della maglia rosa, però è chiaro, sta facendo questa la sua corsa. È la corsa, e dietro Bugno mi pare abbia perso un po' più del previsto, ma sai, 100 metri, 200 metri su queste pendenze vogliono dire più di un minuto, perché sono pendenze proibitive. Allora facciamo una cosa, chiediamo ai nostri inviati in gruppo a Di Benedetto quanto manca dalla cima del Mortirolo, e nel frattempo mentre Pantani si sta lasciando alle spalle Berzin, veramente impressionante la progressione di questo ragazzo, e sentiamo invece da Giacomo Crosa quello che sta accadendo a Gianni Bugno in questa salita. Giacomo. Ma ovviamente tutto è relativo, ma a me non sembra un bruttissimo Gianni Bugno. Sicuramente paragonato al Bugno dello scorso anno, quello della tappa del Corvara, della Marmolada, questo è il Gianni Bugno campione del mondo. Adesso sta pedalando molto bene, sta per raggiungere Della Cuevas, ha dietro di sé Pulnikov, ha lasciato in questo tratto, ha preso subito un 10-20 metri a Zaina che stava con lui. Ora sta andando via molto agile, sta raggiungendo proprio in questo momento Della Cuevas, lo aggancia e ora lo supera e continua sul suo passo. Quindi ecco, l'informazione può essere probabilmente Bugno su queste pendenze, sul tratto più ripido che mi sembra fosse quello appena lasciato, ha tenuto il ritmo che poteva e anche un senso di lucidità. Sta andando via bene, ora nei tornanti, nel bosco non riesco a avere più riferimenti, comunque ha lasciato Della Cuevas, Della Cuevas che lavora molto sul cambio, ma non basta questo
per tenerlo a contatto con Gianni Bugno. Mentre invece fantastico, fantastico quest'oggi Pantani, che ha raggiunto pure Gotti e Rodriguez. Avete visto Belli, che pure pedalava molto bene, che non è riuscito a tenere il ritmo dell'uomo della carriera Tassoni, che ha messo nel proprio mirino Gotti e Rodriguez, e tra poco potrebbe trovarsi nella scia di Vona, che è, ricordiamole, al comando della gara fin dalla prima ascesa di questa durissima tappa del Giro d'Italia. È partito a circa 10 km dalla vetta del Passo dello Stelvio e tra poco, io credo, voltandosi, si vedrà alle spalle sopraggiungere la sagoma di Pantani, che sta veramente viaggiando alla grande. Tra poco sentiremo Di Benedetto, lo faremo tra 10 secondi. Olympus AF1 Meteo. Si prevede tempo variabile, con raffiche di vento e precipitazioni sparse. Prezzo in regime di bassa pressione. Eccoci qui, ha raggiunto Gotti e nemmeno Gotti riesce a tenere il ritmo frenetico imposto dall'attacco di Pantani. Solo Rodriguez riesce a rimanergli a ruota, mentre sulla destra vediamo Indurain con Bergin che gli rimane al mozzo. Sentiamo Di Benedetto. Claudio, dove sei? Sono dietro Pantani, che ora ha staccato anche Gotti, regge solo Rodriguez. È impressionante vederlo salire. Sì. Chi va in bicicletta ogni tanto, anche vedere uno che sale in questo modo, ha preso a un certo punto una rampa che sarà stato un 15%, sembrava una belva proprio. La salta... Si siede una volta ogni tanto, proprio quando spiana, giusto per respirare, ma poi continuamente si rialza e riparte a tutta. Senti Claudio, quanto manca dalla vetta del Mortirolo? Io posso solo dirti che non ho ancora visto i tre, quindi più di tre, perché purtroppo qua il contachilometri non mi tornano i conti con la cartina. Perfetto, se ce la fai Claudio, riesci a darci il distacco tra Pantani e la maglia rosa Bergin. Ok. Grazie Claudio, rimaniamo su questo Pantani veramente scatenato. Avete visto come è partito dal gruppo ed è andato a riprendere tutti i corridori che gli stavano davanti. Ora rimane soltanto l'unico punto di riferimento, dovrebbe essere a 3 km dalla vetta Vona. Vona a 3 km dalla vetta e da dietro un avversario scatenato, questo Pantani, che come dicevamo due giorni fa ha guadagnato un minuto in classifica generale, ieri ha guadagnato un altro minuto e la sua prima vittoria da professionista, ed oggi è il grande protagonista sulla salita più dura del giro. Il Mortirolo ha staccato Bergin e tra poco da Di Benedetto sapremo quanto è il vantaggio tra Pantani e la maglia rosa Bergin, mentre vedete che Indurain e la maglia rosa stanno raggiungendo Chiappucci, che credo a questo punto si metterà alla loro ruota in posizione di controllo. Beh, ci aveva dimostrato ieri questo Pantani di essere in grado di attaccare e oggi l'ha dimostrato ancora una volta di più. Io penso che siano attorno a una ventina di secondi, poco di più, da Vona. Hanno passato anche loro i 3 km del Gran Premio della Montagna. Nella salita è ancora molto impegnativa, però in questa fase finale diventa un pochettino più leggera, un pochettino più pedalabile. Comunque impressionante questo ragazzo, l'azione di questo ragazzo, che non ha avuto paura di nessuno, non ha avuto paura di rischiare, e in questo momento sta facendo veramente una grande impresa. E guarda questo Indurain come sta andando quest'oggi, Beppe. Sì, per noi, Indurain sta andando bene, d'altra parte il suo gruppo era fiducioso, lui stesso era tranquillo, quindi vuol dire che stava bene, involontariamente sta comunque aiutando anche la sì. Maglia rosa, però d'altra parte questa è la corsa, bisogna che ognuno giochi le proprie possibilità. E sentiamo Di Benedetto se vede già arrivare Bergin e Indurain. Claudio? Sì, sono già arrivati a 45 secondi di vantaggio sul gruppo Bergin e ho visto salire molto bene Indurain. Lo vediamo anche noi. Ti dico che Belli sta tenendo, era 15 secondi da quindi, Pantani. Quindi 15 secondi per Belli? Sì, ma ora ha perso un po'. Quindi tra poco dovrebbe essere riassorbito da Indurain, secondo te? Lì dove mi sono fermato io sembrava che tenesse un po'. Adesso invece poi quando sono ripartito l'ho superato e l'ho visto un po' peggio. Sentiamo invece Crosa cosa ci racconta. Giacomo? Ma io sono sempre dietro a Bugno e non ho la possibilità di dare un ragguaglio cronometrico o metrico rispetto a Indurain o a Bergin. Ripeto, Bugno mi dà l'impressione di pedalare con una certa agilità e adesso lo sto superando, ha preso poco fa da uno spettatore una bottiglia d'acqua e a 3 chilometri dalla vetta, 3 allora, chilometri in questo momento. Allora Giacomo, Bugno sta perdendo un minuto e 15 da Indurain, Bergin, Bolz e Chiappucci. E quindi insomma vale un po' il discorso che mi sembra abbiamo fatto prima, sta cercando di tenere il suo passo, quello che può tenere su questo tipo di pendenze, ora sta cercando di portarmi avanti per vedere se
se riesco a vedere qualcuno, vedo Richard è avanti un 40 metri da Bugno, comunque è un Bugno che sta andando avanti, non sta mollando sicuramente, questo è, almeno a livello di impressione mi sembra un dato importante per Bugno. Della Scueva sei con lui, Giacomo? No, della Scueva ormai è dimenticato, è staccato sicuramente. Allora Vona sta arrivando a 2 chilometri dal Gran Premio della Montagna del Mortirolo, la cui vetta è posta a 53 chilometri dalla conclusione. Allora vi do la situazione. Davide, Claudio, Pantani sta andando a prendere Vona, hanno fermato il cambio ruote, sta passando anche lui a 2 dal Gran Premio della Montagna. E lo dicevamo, tra poco Pantani avrà nel proprio mirino Vona ed è veramente prodigiosa l'azione di questo giovane che è partito dalle retrovie, è stato il primo ad attaccare Bergin, dovrebbe ora trovarsi a 10-15 secondi da Vona e credo che quando lo affiancherà se lo lascerà alle spalle. Beppe, Vona comunque, diciamolo, bravissimo, è transitato per primo sulla cima Coppi, è davanti alla gara da io credo ormai 90-85 chilometri, è stato veramente bravissimo. Guarda la diversità di pedalate. Ormai naturalmente appesantito sui pedali dopo un'azione così importante, Vona io credo che a questo punto gli passeranno di fianco e Pantani comincerà veramente una marcia che potrebbe rivelarsi interessante, anche se pensate che divario potrebbe avere Pantani nei confronti di Bergin se Bergin non avesse trovato questo preziosissimo punto d'appoggio che si chiama Miguel Indurain. Sì, beh, sicuramente, questo dobbiamo dirlo, però abbiamo detto che anche la corsa dobbiamo dare la possibilità, ed è giusto così, a tutti i corridori di fare la propria corsa, e involontariamente, l'abbiamo detto, Indurain sta facendo un po' da gregario a Bergin, però è chiaro, sono situazioni che si possono creare, ma comunque questo non va... così non deve andare a discapito della grande impresa, della grande prestazione che sta facendo in questo momento Pantani, che l'abbiamo detto prima è l'unico con Belli che è appena lì dietro ad aver cercato comunque in qualsiasi modo di anticipare o di mettere in difficoltà un corridore importantissimo che finora non aveva dato nessun segno di cedimento, che è Bergin. Mentre sta crollando naturalmente Vona, nella scia di Vona abbiamo visto Gotti che prova a recuperare terreno e c'è un minuto di vantaggio tra Pantani e Bergin. Attenzione, Indurain da solo. Ha staccato Bergin. Sì. Indurain da solo. Vedevamo che Bergin non gli ha dato un cambio, vediamo, e Bergin in grossa difficoltà. Ve lo dicevo all'inizio della salita, mi sembrava di vedere un Bergin che man mano passavano i chilometri si appesantisse sempre di più nella pedalata e a questo punto sarà veramente dura per Bergin, anche perché mancano ancora 2,5 chilometri per lui all'arrivo in vetta e in 2,5 chilometri, quando si è in difficoltà si può perdere molto molto terreno. Abbiamo visto che anche Chiappucci non ha retto il ritmo di un Indurain che veramente sta prendendo veramente adesso, perché se in questo momento Bergin non riesce a salvarsi, non riesce a rientrare nei primi e soprattutto su Indurain subito dopo il Mortirolo, non avrà più punto d'appoggio, non avrà più un involontario gregario e quindi può perdere parecchio. Vai Giacomo. Bugno, per vostro riferimento, ha passato ora da un centinaio di metri 2 chilometri dalla vetta. Mentre guarda con che rapportino sta salendo Bergin. Sì, lui sale sempre molto agile, però qui è troppo agile, non riesce a spingere sui pedali, la sua azione è discreta, però è lampante la difficoltà quando ti fai staccare soprattutto dai primi, soprattutto da un avversario importante come Pantani e soprattutto come Indurain, vuol dire che le energie mancano, però questa gente non si comporta onestamente. Dandogli delle spinte. Non tanto per le spinte, ma perché lo metti in difficoltà. E qui è una difficoltà ulteriore, perché vedete questa ammiraglia che si è fermata, ha dovuto zigzagare, non dovrebbero accadere queste cose, mentre 1 chilometro al Gran Premio della Montagna per Pantani e a 1 chilometro Pantani dal passaggio, ha superato il chilometro al Gran Premio della Montagna, a quel punto sarà importante, è da solo Pantani, tutto il pubblico, tutta la gente per lui, si è tolto dalla scia anche Nelson Rodriguez. Il Giro d'Italia trova due nuovi protagonisti, questo giovane Pantani già vincitore di tappa ieri e questo Miguel Indurain che sta evidentemente trovando la condizione migliore. Avete visto la grande esperienza del corridore di corsa a tappe che non ha voluto rispondere subito all'attacco, alle scintille scatenate da Pantani e da Bergin, come ha fatto il suo ex compagno di squadra della Scuevas, ha cercato poco a poco di recuperare e guardate quanto pubblico, quanta gente da 2 giorni che sono lì, sentite il boato, la folla che sta accompagnando
le pedalate di Pantani da solo al comando sul Mortirolo, credo abbia un minuto e mezzo a questo punto di vantaggio sulla maglia rosa al suo inseguimento, praticamente due ali di folla che accolgono le pedalate, l'ingresso negli ultimi 500 metri che portano Pantani ai 1852 metri del passo del Mortirolo. Straordinario, veramente straordinario quest'oggi questo romagnolo che sta infiammando le strade del Giro d'Italia. Aspettavamo quest'oggi l'attacco dei grandi, Bugno, Indurain, il Giro d'Italia quest'oggi trova un nuovo protagonista, l'erede del diavolo che ha fatto veramente scintille in discesa, il discepolo ha raggiunto l'antico maestro, lo ha lasciato alle sue spalle e da solo sta provando ad andare all'attacco dei primi posti della classifica generale. Berzin in grande difficoltà, Indurain che sta tornando grandissimo, è una tappa veramente bellissima sulle strade di questo Giro d'Italia mentre andiamo al Mortirolo. Dimmi Beppe. No, attenzione, mancano ancora tanti chilometri all'arrivo, Pantani sta facendo una grande azione, però dobbiamo tenere presente che veramente manca ancora tanto all'arrivo e mancano ancora due discrete salite che potrebbero farsi sentire molto nel finale. Indurain sta ritornando in gioco, si è rimesso tutto in discussione e questo giro si è riaperto a dei corridori che probabilmente tanti avevano dato così per spacciati, dei giovani importanti, Pantani e lo stesso Indurain, che non dimentichiamoci aveva 3 minuti e 39 di svantaggio da Berzin, però in questo momento rientra in gioco. Un altro finale di tappa importantissimo. Adesso siamo sul Gran Premio della Montagna, guardiamo bene i distacchi. Allora passa Pantani, primo Pantani quando siamo a 53 km dalla conclusione, e non dimentichiamo che Pantani è anche un buon discesista, anche se si troverà a duellare adesso con Indurain che non ha nulla da temere. 9 secondi per Rodriguez al secondo posto. Seguiamo con attenzione tutti i passaggi e soprattutto il passaggio di Indurain, il passaggio della maglia rosa Berzin, il passaggio di De Las Cuevas che comunque ci veniva segnalato da Crosa in grandissima difficoltà, e il passaggio anche di Gianni Buglio. Indurain, come diceva Saroni, sta rientrando in gioco ed è un testa a testa a questo punto tra il giovane Pantani e Miguel Indurain. È una tappa questa che ridisegnerà la classifica generale. Vediamo ora il passaggio di Gotti, seguiamolo assieme. Gotti passa 43 secondi. Sembra un cronometro individuale. Sì. Tutti da soli. Bello. E Indurain che è vicinissimo, 51 secondi, e diventa un cliente molto pericoloso adesso anche per Pantani. Comunque ricordiamolo splendido, è lui che ha acceso la battaglia, è lui che ha permesso questa situazione. Vedete che Berzin